seminare, prenotare il posteggio in base anche alla produzione della loro azienda agricola. Mi sembrava una cosa logica, nel senso che se uno fa pomodori non bisogna prenotarsi adesso, se farà nulla con questa distanza. Sì, è più grave il discorso anche della sicurezza, nel senso che se è stato previsto di posizionare tipo ovviamente via Greppa, che sono i tipo tanti numeri, può essere che lo spazio necessario per poter passare per un'ambulanza o qualche altro, quindi per forza è così, non è il nostro. Volevo dire che anche abbiamo avuto l'approvazione, perché adesso quando fai il regolamento di questo tipo qua, almeno a livello regionale, delle approvazioni delle sindacati e l'associazione, abbiamo avuto il parere favorevole di commercio, a di Consum, e mentre come la gente ha chiesto la modifica di due articoli, inserendo due cose che abbiamo inserito. Comunque mi sembrava che era una cartellina le cose che aveva detto. Mi fa piacere fare anche il discorso di Departamento IE, perché... No, questa è personalizzata, a colore. No, questa è nello studio. Per le altre, quelle che ci hanno studiato, perché mi ricordo che con Mirko sono proprio dentro il giornale. C'è un parco di Mirko, quest'estate avevamo la grazia di avere un architetto. Nel caso di precisarsi qualche cosa. Sì, giusto, te ragione, Mirko Marconcini. Avevamo la grazia di avere un architetto che faceva lo stage qua da noi e l'ho ascoltato giustamente, poi tornando quello di me. Perché lo interrompo quando già su. Cambia tutto, perché purtroppo per fare questa roba qua sono andato due volte su a Venezia, perché una volta con le modifiche e poi l'ultima volta per il controllo abbiamo avuto. L'ho modificato fino all'ultimo giorno sto regolamento, perché per vari motivi è sempre una cosa da vedere. Un ringraziamento particolare anche a Fausto, il professor che con il Lina ha dato veramente una mano, mille cose da fare, però l'anno scorso nel campo di comunità di scuola Monica e una mano particolare anche. Ha sollevato una questione: se non fosse che dopo la famosa convocazione del 16 agosto questa amministrazione ha fatto richiamo espresso alla tassatività e all'ortodossia del regolamento comunale sugli orari di convocazione, chiamando in causa il treno che parte e non passa, il fatto di convocare il consiglio comunale con una mail e una telefonata del funzionario di per sé non ottempera quelle che sono le prescrizioni formali che sono richieste. E visto che il Consiglio Comunale non è una rimpatriata tra amici che si trovano per mangiare un piatto di risotto, sarebbe opportuno che queste cose venissero rispettate. Fermo restando che questa questione è già stata da me sollevata anche in confronti degli altri consiglieri, ma proprio per non andare contro quella che è la rilevanza e l'importanza che questo Consiglio Comunale assume, siamo venuti ugualmente. Potevamo stare a casa e domani eseguire la non corretta e puntuale convocazione del Consiglio Comunale. Non l'abbiamo fatto perché non solo a parole dimostriamo di avere senso delle istituzioni, tutti, e di avere rispetto di questo Consiglio Comunale. L'articolo 28 e 29 è chiaro sulle modalità e sui termini di convocazione. Chiuso questo appunto, il consigliere delegato Tregnano ad agosto, mi sembra, ci convocò. Io venni, una sera eravamo io, Tregnano e Leotto, ci illustrò il piano del commercio, lo vidi, lo esplorò con le planimetrie che ho tuttora con me, e io ho narrato che quantomeno da un punto di vista formale si è fatto ordine, nel senso che si è previsto quello che doveva comunque essere un adempimento normativo di adeguamento alla legge regionale, dico bene, quindi con la previsione dei costi per i cosiddetti produttori, giusto, i quali hanno percentualmente riservato un numero di posti, il 15%, nonché per la previsione e l'organizzazione di quelli che sono i due mercati. Uno ne ho costituito, che è il mercatino contadino del martedì, e l'altro che è quello di prossima ricostituzione, perché andrà in essere anni che furono a lungare il mercatino di tipo Ariato, e più la risistemazione di banchi in occasione del lunedì della SAI. Sono questi giusto gli ambiti del fiere, della, scusa,
Sarga, una fiera che da anni si svolge, la regione ha voluto che fosse regolamentata quella decennale, anche se si svolge una volta all'anno. Certo, questo comunque per me va dato atto al consigliere che si è dato da fare, che ha svolto un'attività comunque di riordino anche dal punto di vista visivo che forse era richiesto, che come ho già avuto modo di sottolineare a me stesso, spero che ponga anche, come si dice, qualche chiarimento nei confronti di alcuni commercianti che mi hanno manifestato perplessità sulla loro ubicazione, sul problema di conflittualità con il commerciante vicino, no? Te ne ho parlato, cose del genere, e speriamo che vada in questo senso, perché comunque il mercato comunale di giovedì richiama gente non solo del territorio di Nogara, ma anche del comprensorio. Dall'altro mi piace vedere come il mercato comunale comunque è stato mantenuto nella sua storica collocazione, che è la piazza, la famosa piazza che i precedenti consiglieri di minoranza che oggi siedono in maggioranza avevano tanto a contestare, perché come vi già più volte di dire ci si svolge il mercato, ci si svolgono feste, ci si svolge quant'altro. Bene, io sono contento perché si sta dando attuazione a quella che doveva essere la funzionalità di quella piazza. L'unica cosa che mi permetto così di dire, e fermo restando che posso già anticipare che voterò favorevole a questo, il mio voto sarà favorevole a questo regolamento, è che l'opera meritoria di riordino è un'opera che il consigliere Tognano svolge, ma che sostanzialmente va a coprire un buco, un vulnus di qualcosa che questa amministrazione non riesce a fare. Allora, sostanzialmente si crea, si cerca di fare qualcosa che possa essere portato poi all'attenzione dell'opinione pubblica, ma non sta in termini di priorità, o questo non vuol dire che non fosse una cosa da fare. Qui mi fermo per non fare ulteriori esterni polemiche, mi auguro che si dice la predisposizione che è stata fatta sia, come si dice, volta a salvaguardare anche quella che è l'incomunità, l'accessibilità al mercato, soprattutto come si diceva prima, così è fatto, di soccorso e quant'altro, e chiedo anche che l'amministrazione comunale intervenga più in maniera decisa con il controllo di coloro che al mercato fanno attività. Io personalmente ho un'attività personale in via Greppa, dove regolarmente stazionano dei camion che sarà perché non aggiustano il mezzo, perché hanno perdite, a fine mercato ci sono delle pozze d'olio che, se andiamo a vedere tuttora, sono più presenti visibili sui marciapiedi. Non voglio fare il dettagliante, di cui parliamo di commercianti, però sarebbe opportuno che anche da questo punto di vista venissero rispettati gli spazi. Come del resto mi è stato segnalato da altre persone residenti di sulla via, che è vero, taluni mezzi posteggiano a metà sul marciapiede, sul coso, senza lasciare spazi adeguati alle porte o agli accessi che si aprono sulla via. Quindi, siccome c'è la verifica e il controllo da parte degli urbani sui posteggi con le relative attività di controllo, io chiedo in maniera assolutamente collaborativa che venga fatto anche un controllo su questa cosa qua e che vengano bonariamente invitati i posteggiatori commercianti ad avere anche maggiore rispetto di quelli che hanno. Grazie. Non vedo l'ora che venga approvato questo regolamento per questo motivo, perché quando questo regolamento sarà approvato e l'iter burocratico arriverà a suo termine, mi auguro di poter fare delle strisce, dei posizionamenti ben visibili, in modo che nessuno abbia più a contestare, perché il prezzo degli la caratteristica degli ambulanti è sempre dire ma qua sono più in là e mezzo metro. Adesso abbiamo messo dei paletti ben precisi, abbiamo anche cercato di anticipare lo sgombero del mercato in modo che le vie della chiesa, eccetera, siano libere già dalle 4 del pomeriggio e non alle 5 come adesso. Per quanto riguarda il discorso dei commercianti che danno fastidio ad altri o sono state le proteste eccetera, quella persona a cui facevi riferimento senza far nomi è stata convocata in comune da me, abbiamo parlato, abbiamo discusso, abbiamo comunque verificato che tutte le attrezzature sono a posto e si è impegnato a fare delle cose più spesso, diciamo così. E poi adesso quando sarà applicato il regolamento ci saranno le migliori indicazioni. Cosa vuol dire questo? Adesso noi quando avremo il regolamento pronto abbiamo 15 posti liberi in cui gli assegnatari già vecchi o i primi, stando sempre alla graduatoria, avranno diritto a spostarsi in base appunto se ci sono dei posti liberi a cui loro va meglio, potranno farlo, saranno avvisati.
e lì si spera che qualcuno possa anche cambiare di posto, ha già individuato qualche posto, abbiamo trovato, adesso vediamo se salta fuori, insomma, se la possibilità di migliorare un po' la situazione con questa volta. La critica di quanto avevo detto prima, siccome la mia fine era stata una provocazione anche per far capire come sarebbe facile attaccarsi a qualche cavilli burocratici senza voler entrare nel merito, credo che l'intervento fatto dopo da consigliere Montenegro mi ha fatto capire come il punto lo avevamo preparato nell'ottica di portarlo in discussione. Dico questo in rispetto, uno, in primis dell'operato comunque fatto dallo stesso consigliere che questa sera va a proporre il punto, e noi siamo sempre dell'idea che chi lavora comunque debba vedere approvato o meno, questo non si va da caso a caso a discutere quello che fa, e quindi questa sera il tutto presunto va in discussione. È anche rispettoso nei confronti di chi alla fine ha partorito magari inizialmente questa idea, perché quando ci siamo insediati abbiamo trovato comunque una situazione a livello di regolamentazione non solo del mercato, ma di tante cose, sale da per le associazioni, le stesse cose che dopo avrete visto anche voi, dove c'era un'anarchia generale non da 2, 3, 4, 5 anni, ma da ventenni molto spesso. Quindi il fatto di iniziare a mettere mano a qualcosa come nel caso specifico questo, riteniamo che sia comunque qualcosa che avevamo pensato noi che sia giusto portare fino in fondo, anche per avere uno strumento comunque in mano per poter eventualmente anche perseguire, perché ovviamente sono parlando, anche qui casi specifici come abbiamo appena detto adesso. Avevamo già, e avevo già detto nel mio precedente intervento, che eravamo comunque d'accordo con l'impostazione che era stata data ai regolamenti in discussione, abbiamo avuto modo comunque di parlarne anche di persona con il consigliere Tagnano ancora domenica mattina in occasione appunto dell'incontro che abbiamo fatto alla San Felice, e perciò il voto questa sera sarà favorevole da parte del nostro gruppo. Dico questo nonostante quello che avevo detto prima, anche perché non venga frainteso, perché non voglio personalmente ancora di più come gruppo macchiare con un'astensione qualcosa nel quale si riteniamo favorevoli. Questo penso che sia rispetto nel ruolo dell'istituzione, nel ruolo di chi comunque amministra, perché siamo, e questo è una cosa che ci ritengo a dirlo, l'ho sempre detto nell'epoca comunque qui amministravo ieri, nell'epoca in cui sta amministrando adesso Milano, quindi le due esperienze da minoranza che sto facendo, nei confronti di un'amministrazione che amministra si serve comunque rispetto, ci può essere divergenza nei confronti delle idee, ma comunque c'è un lavoro che va rispettato. Spero che questo discorso valga anche dall'altra parte, perché purtroppo ha fatto un riferimento molto specifico Olivieri prima, che era il consiglio famoso del 16, il treno era partito dopo 3-4 minuti, però la cosa che più ha fatto fastidio è stata essere buttati fuori da quella sala assessori dove comunque siamo stati anche noi, e in fin di conti eravamo consiglieri comunali come siamo tuttora, che potevano eventualmente anche meritare di stare all'interno di una sala dove comunque si svolge politica e si svolge amministrazione. Questa penso che sia una maniera diversa di amministrare che vogliamo portare avanti, quindi il voto e il plauso per questa iniziativa fa proprio capire qual è la nostra metodologia di amministrare, che speriamo anche di ritrovare da parte nostra. Voto quindi favore. Punto 5 abbiamo
concessione di diritti di superficie e copertura di immobili comunali per la realizzazione di impianti fotovoltaici e altri di riparto. C'è sindaco. Beh, questo non è altro che una delibera di indirizzo e come avete visto, diciamo così, a fine anno scade il nostro portafoglio. Quindi in alcuni fabbricati comunali dove diciamo così, non c'è un uso dell'energia prodotta in contemporanea, quindi è un'energia che eventualmente può essere solamente venduta all'Ene, e in questo caso abbiamo comunque marcato che se è possibile, chiedo anche al segretario Grado, di mettere su tutti gli edifici comunali, purché non sottoposti a vincoli, perché qua è stata fatta una diciamo classifica degli edifici, però non è completa. C'è un motivo anche della non completezza, comunque direi questa sera di provare anche quelli tutti, anche se poi non ci sarà bisogno appunto di fare un intervento su tutti gli edifici. Quindi su alcuni edifici abbiamo la possibilità entro fine anno di far partecipare anche ditte esterne, diciamo così, ditte terze, che attraverso un bando possono partecipare per mettere il fotovoltaico su questi tetti e l'incentivo appunto che scade come permetterebbe di tutti di distribuire di questo con i primi dell'anno prossimo. Semmai ti dico solo una domanda che facciamo al vice sindaco. Cioè, nella delibera, no? Nella proposta di delibera, no? È una delibera che proponete voi, no? Cioè, non riusciamo a capire perché c'è la proposta di delibera e inserisce alcuni edifici comunali. E adesso mi state a dire che voi inserite tutti e la regione dei capi gruppo. Se dire un'altra roba, questa è la prima domanda, quindi ci sembra una delibera anche qua un po' raffazzonata. No, no, non era affatto. Poi il discorso del tasso è un motivo. Sì, perché è un motivo, si vede che è ancora qua. E poi quando si dice il terzo punto, stabilire che i rapporti tra soggetto privato, aggiudicatario e comune saranno disciplinati da un apposito bando del contratto approvato dalla giunta comunale. Cioè qui andiamo a proporre il consiglio comunale una proposta di delibera specifica, indirizzo. Però voi vi riservate di approvare in giunta il discorso del parco. Mi sembra una cosa veramente. Cioè il parco secondo me dovevate portarlo qui in consiglio comunale o eventualmente integrarlo con una proposta del c'è un bando, andato a trovare un bando, se passa ancora dal Consiglio Comunale, passa la proposta di delibera e dopo il bando si trova in giunta. Poi un'altra cosa, cioè qui non riusciamo a capire il discorso del privato che fa l'investimento. Quando si dice considerato che l'amministrazione comunale intende realizzare sui primi edifici comunali una rete di impianti fotovoltaici che permette di generare in una modalità ecocompatibile e rinnovabile almeno l'intera energia consumata al momento degli edifici stessi. Cioè io sono la ditta privata, vado nel borgo del comune, no? Chiedo al comune di poter installare un impianto fotovoltaico. Cos'è praticamente la somma che tiene questa ditta privata? Perché non penso che la faga per non incamerare niente. Tiene i soldi del gestore e l'energia, dove si dice l'energia che viene consumata annualmente, cioè com'è un discorso? Se te la sono soldi, cioè voi mettete a disposizione l'edificio comunale X, quello che è, loro praticamente rifanno quella che può essere, non so, una copertura di questo edificio a spese loro, quindi l'investimento è dato da proprie spese. In cambio voi utilizzate l'energia elettrica per far funzionare questo edificio, non so, può essere una palestra o quant'altro, e quindi loro come trattenuta tengono solamente i soldi che percepiscono da CSE, sarebbe così. Vorresti, se vuoi fare delle domande, sì, sì, no, vabbè, io faccio l'intervento, se vuoi faccio l'intervento. Sì, sì. Vabbè, insomma, anche qua
quando anche sempre in Italia. Sì. Sempre in Italia. Sì, sì. No, per tipo no, che scherzo per tutti. Posso dire l'unica persona che non attacco mai per quello. No. Cioè, per me è anche un po' di simpatia, vedi? Come no. Dire, cioè. No, no, ma si sapeva. No. Fai simpatia. Simpatia. Quindi voglio dire, mi viene, diciamo, mi viene difficile attaccare te, no? Attacco però. Premesso che mi fa. Diciamo il Movimento 5 Stelle è pro queste cose, è favorevole al 100% a queste cose. Il fatto è che arrivate tardi e come spesso succede arrivate male. E anche qua salta fuori sempre la parola privati, come la casa dell'acqua, stessa roba qua. Allora, tu prima hai puntualizzato sul fatto che hai detto che vuoi inserire tutti i tetti, diciamo, degli edifici comunali. Anche a questo che viene dentro l'acqua adesso. No, no, aspetta, su tutti gli edifici comunali perché non sono proposti ai vincoli. Allora, spiego una cosa. Cioè, no, questo era un altro. Sì, no, vabbè, ti spiego una cosa. Noi a priori non siamo contrari all'energia fatta dal fotovoltaico, anzi siamo a favore. Però insomma qua, ma, cioè qua ci sono delle. Tipo, ci sono voi dati, la sostanza di quello che volete fare è questa. Correggimi se sbaglio. Voi date in affitto il tetto del pubblico sostanzialmente. Lo date in affitto a un privato, tramite bando, tramite gare, non lo so. Lo vincolate per 25 anni, questa cosa qua, secondo quando c'è tutto qua. Tecnicamente quindi il privato vi paga un affitto sostanzialmente. Mi sa dire di quant'è, avete calcolato un'idea di quanto volete prendere per ogni tetto, così a spalle. No. Sì, se sono detto bene che ho fatto segretario. Sì, se è possibile, non so, non voglio dire, vorrei solo dire. No, vuol dire quant'è all'anno l'affitto, l'ipotesi del tetto della sua media, per avere un'idea, no? Per farsi un conto, perché sennò non ha senso. Sto aspettando risposta. No, la sua media non è contemplata, anche cosa se è rimessa dentro, come gli dico faremo anche un ottenimento. Ok, no, se non posso rispondere dopo. Il palazzetto dello sport. Ecco. Allora. No, perché sai. Ti rispondo così perché sennò delle cose. No, sai perché te lo dico. No, io ti rispondo perché non allora, quando sono svolto nemmeno. Sai perché te lo dico? Perché il fatto di dare in affitto un tetto, poi c'è anche a chi è intestato il contatore in quel caso lì? Perché solo intestatario del contatore ha i benefici del GSE. Certo. Quindi, se facciamo un'ipotesi, se una ditta qualsiasi, privata, installa il fotovoltaico, tutti i benefici vanno alla ditta sostanzialmente. Noi che cosa, il pubblico che cosa ne trae? Solo il mero affitto, che non si sa neanche adesso di quant'è, spero che. Sì, privato. Com'è? Privato. No, affitto in camera del pubblico. Sì, vabbè. Ok? No. Sì, sì, sì. L'incentivo, avessi YouTube, l'incentivo lo becca il privato. Questa tecnica, diciamo, dell'affitto dei tetti è una cosa che andava fatta 5-6 anni fa, quando il primo o il secondo conto energia aveva un senso, cioè nel senso aveva degli incentivi alti che permettevano appunto, incentivi che permettevano il fatto di pagare a te, nel senso con la pubblica. Adesso mi è colpa tua, ti sto spiegando come funziona, va bene? Ti dico che secondo il Movimento 5 Stelle qui non c'è convenienza, perché l'affitto sarà sicuramente basso, in quanto gli incentivi non sono più gli incentivi appunto di 4-5 anni fa. E quindi va da sé che all'inizio c'era convenienza a fare quello che oggi fai te, ad oggi no. Guarda, io ho interpellato varie ditte appunto su questa cosa e mi hanno detto tutte che non lo fanno più, cioè non si usa più fare questo, tant'è che mi hanno consigliato di fare una export, quindi no, una export l'ESCO che diciamo il comune si fa il suo impianto, utilizza la sua corrente, diciamo energia. Magari è
caso delle scuole, no? Lo dimensioni per l'effettivo uso che ha la scuola, con, scusa, il consumo che ha la scuola, te la fai e te la consumi direttamente su. Pienamente d'accordo. Come? Pienamente d'accordo. Bene. Allora fammi spiegare come è importante. Sì, sì. Cioè, anche se sei d'accordo con me, no? Mi dico, sei non so mia, non sei mia moglie, stanno sulle scatole, non sono una signora. No, lo dico veramente, sta cosa qua, bene che vada, prenderai 1000 euro a tetto, ma guarda, nella migliore delle ipotesi, 1000 euro a tetto, cioè, bene. Il fatto è che credo sia il caso, anche qui, come la casa dell'acqua, di farla voi, non darla a su privati, insomma. Siccome non c'è più la vera convenienza, non so quante ditte siano disposte, io non so se c'è già qualche ditta che magari aveva tirato l'idea di fare questa cosa. Come ti ripeto, se la metti così io ti voto contro, ma non voto contro nell'idea, è buona perché il fotovoltaico va benissimo, specialmente fatto sui tetti e non sui, diciamo, adesso non si può più, ma sui tetti va benissimo, ma lo deve fare il comune per avere un vantaggio diretto. Allora, si viene d'accordo, se vuoi rispondere molto mi incontro, va bene? No, cioè, vedi, che cacchio, adesso ti spiego, sono lì, vedi? Allora, ti spiego, parlo un po' dalla fine, ma dopo le anche la domanda di Emanuele, se non ci sono altri, vabbè, personalità. No, 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 non so, dopo magari se ti sembra la stessa cosa, non so. Io ero un intervento solo, non tanto nel merito, perché comunque non sono nel settore, ma tante cose le ha già dette Moreschi di quello che vuol dire come intervento. Una cosa è l'analogia con la casa dell'acqua, che effettivamente ci ho visto, nel senso che una delle critiche che erano state fatte nel modo nel quale avete portato avanti quel tipo di iniziativa era effettivamente la mancanza di dati, che anche quello che diceva Mirko. Possono essere magari solo proiezioni, simulazioni, non so, però questa sera ci ritroviamo comunque a dire va bene una linea di indirizzo nei confronti di questo tipo di modo, dove non sappiamo, almeno personalmente non so se magari sono state da parte vostra valutate altre ipotesi che spaziano dall'acquisto improprio magari dei pannelli fino a questa qua e che magari potevano risultare meno positive economicamente parlando rispetto a questa e che vi hanno portato comunque a scegliere questa. Quindi il fatto di capire, come diceva anche Moreschi prima, quali sono gli scenari possibili, perché si parla di 25 anni, quindi neanche una cosa proprio per ricavi in 2-3 esercizi economici, o meglio, riguarderà tante amministrazioni, perché i 25 anni comunque faranno ora a passare comunque più di una sicuramente, e perciò un piano economico di fronte a un tipo di iniziativa come questa penso sarebbe stata comunque anche necessaria. Non a caso la riga sotto era quella considerato che per l'attuazione di quanto sopra specificato vengono concessi i diritti di superficie fino a un massimo di 25 anni le coperture di edifici comunali sulla base di idoneo piano finanziario, quindi non è solo una critica che facciamo noi, era un qualcosa che comunque doveva essere previsto anche da quanto c'è effettivamente in delibera. La parte che più ci ha fatto storcere il naso, come diceva anche Emanuele prima, era la parte quella dell'approvazione da parte della giunta comunale. Buttandola su un esempio proprio, non buttandola in vacca, però buttando su un esempio un po' più facile, l'ipotesi che portate avanti questa sera di dire siamo a favore o contrari al cappello del discorso, però dopo sarà la giunta a metterlo in concreto fino in fondo. È come dire, passatemi l'analogia, portiamo avanti il concetto che il corpo vigile ha bisogno di un mezzo nuovo perché quelli che sono fatiscenti insomma non vanno, dopo spetta la giunta a decidere se sarà più opportuno comprare la Smart rispetto alla Lupini. È giusto perché anche in questo caso noi penso tutti diremmo, o comunque anche gli interventi che sono stati detti fino adesso sono in linea di dire benissimo le coperture, con te Flavio ne parlavamo già 7 anni fa inizialmente, quindi ne è passata effettivamente di acqua sotto i ponti e ben venga comunque che si vada in questa direzione. L'importante però sarebbe andarci con qualcosa di più di concreto, quindi come avevamo detto, come ho detto personalmente anche nei confronti dell'acqua, non avrei della casa dell'acqua, non avrei alcun problema accettando comunque essendo favorevole al concetto in sé ad apporre una votazione anche di approvazione a questo punto. Il discorso è che la mancanza di dati rende impossibile decidere o comunque valutare se questa sia l'ipotesi economicamente più vantaggiosa o magari anche economicamente svantaggiosa, ma con altri riflessi positivi che vanno a colmare anche l'eventuale gap economico. Il voto quindi contrario nostro, come ha detto anche
l'intervento di chi mi ha preceduto, non sarà la contrarietà nei confronti appunto di questi pannelli, perché